Non si può? Secondo me gli ha preso Brr. Perché? Come? Ma non è attiva la ZTL? È attiva. No, non è attiva la mattina. Smoky con Spugnina, Alle con Tonina, tutti soli come due barboni in cerca di benzina, su quell'isola così carina ma anche birichina. Saltano qua e là con animo audace, un duo che non teme né fatica né brace, ridono e scherzano nella dolce brezza, il loro divertimento non ha fine né finezza. Insieme affrontano le strade urbane con audacia, niente può fermarli, nessuna fallacia. E così la vera storia giunge alla fine, ma la storia di Smoky e Alle non si placa nel confine. Continueranno a esplorare, sorridendo al mattino, in cerca di nuove avventure, felici e mai stanchi nel cammino. Siamo arrivati anche alla fine del secondo giorno. Questo è il nostro parcheggio. Qui trovate le mutande di Alle, che poverino in casa non ha uno stendino, quindi ha deciso di metterle sulla mia sella. E qui trovate il suo bellissimo costumino, guardate che carino, con gli uccelli. E niente, questo qui è il parcheggio delle bimbe e questa è la vista, che raga è indescrivibile, guarda, siamo immersi nel verde. Ciao gattino. Ciao gattino, no, non spaventarlo. Guarda qua che bello. Ciao, che bellissima. Dai, guarda, una bellissima. Il fidanzato ci ha guardato malissimo. Ah sì, si andava giù di là, ma ha chiuso, quindi abbiamo proprio fatto andare nel centro. Va benissimo. Che in teoria è zona traffico limitato, ma ormai siamo qua, dobbiamo per forza passare da qua. Ma si può passare con la moto, non voglio pagare multe. Amen. Se si paga, no. Io dico, non lo sapevo, devo andare in centro, ci sono visto barco attivo. Effettivamente il barco era spento. Esatto, sì, perché in teoria la strada doveva passare di lì, ma è chiusa, quindi. Ciao. Sembriamo degli alieni. Sì, esatto, siamo degli alieni. Round one, fight! Ma quello spaventi. E mo dove è andato quel cane? A sinistra? Sei Smoke? Qui forse? Smokey! Non so se si può passare qui. Beh, divieto per le bici. Non si può? Secondo me gli ha preso Brr. Perché? Come? Le telecamere. Ma non è attiva la ZTL? È attiva. No, non è attiva la mattina. Sì? Certo, è questa zona. Ah, molto bene allora. Questo poi è, cioè, non è trafficabile. Ah, perché non c'è nessun divieto? Quello è per le bici? Quello è per le bici? Per le bici, però. Non lo so, ormai sono qui. No, però non la faccio questa, perché questa è proprio... Ok, e l'alternativa sarebbe questa qui in giù? Dove devo andare? Devo uscire dal paese? Devo uscire da quella lì, dove c'è quel signore... Prima? Ok, va bene, grazie. Mi piace, ma... No, ma non lo sapevo, cioè non ho visto nessun divieto, allora... Certo, Lucio! Non avendo visto nessun divieto, non... No, ma le credo, se, cioè non c'è problema per me. Lo dico perché sennò se la vedo entrare da lì, la fermo. No, ma certo, grazie mille. Allora. Perché vede lì, sì, c'è il divieto, non si può passare. Qui invece, non lo so. Esatto. Va bene, grazie mille allora. Speriamo di no, esatto. Lì a destra, grazie mille. Mi sono perso e forse sono entrato anche in una zona dove non potevo entrare. Ma ci sono due strade, ci sono! Porta Azzurro, che è molto bello, ovviamente noi non la facciamo vedere, abbiamo fatto vedere Marina di Campo, no, Rio nell'Elba, Rio Marina. Oh, wow! Ma dove vai che tu, che dire? Vai patato, tifo in te! Io vorrei ti fare, dai, se è possibile. Guardate bene, che bel buti. Baffo! Prendiamo l'acqua per te, Baffo, l'hai detto, che lo volevi prendere ancora e noi la prendiamo. Baffo, a quest'ora poteva essere qui con noi, invece ha scelto di lavorare. Sì. Ci avrebbe tirato tanti di quei cancheri ieri che te non avresti idea. Ci avrebbe maledetto la vita. Adesso dobbiamo andare qui su a sinistra, quindi devi fare la rotonda indietro di 180 gradi. Per 60, sorry, 180 è dritto. Oh madonna, dimmelo prima. Madonna. Ma come dimmelo per cosa ti devo dire? La stavo parcheggiando praticamente. Smoky! Va, va, Smoky, va.
Tornantino. E la Madonna. La Madonna. Non ero psicologicamente pronto per questo tornante. Lo stiamo facendo i 15 km orari. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ti fanno così i tornanti. No, no, non è vero, non è vero. Un gigacciato, lasciatelo dire. Ehi, tanto, guarda qua, tatone. Che vista! Bello da Dio, eh? Ma lì sopra una volta c'era un castello, sbaglio? C'era il castello, il famoso castello di Napoleone. Non capisco se mi sta prendendo per il culo, meno. Zinna, te non hai fatto sta strada, era chiusa! Becca di questo, becca di questo, stronzetto! Adesso ti faccio vedere come ti sei perso, stronzetto! Non è vero, sei il mio youtuber preferito delle moto. Però ogni tanto bisogna appenderti. Oddio, che colpo al cuore! Mi tradisci così? Ovviamente dopo Smoky Moto. Ma vai a cagare, fallito, che non sei altro, falso. Comunque sì, a me dispiace, ma adesso tutti beccheranno un pezzettino qua che... Ciao Tato! Dove l'avete fatto il contatto? Non ho capito un cazzo. Olle, guarda qua, patato. 3, 2, 1... E la Madonna! Stiamo proprio passando in mezzo ai due monti, no? Esatto, guarda che qua. Roba. Guarda qua, patato! Guarda, patato! Che vista! Abbiamo portato una cosa più di Sinna. Sinna, becca di questo! Bella la macchina! Bella la macchina abbandonata lì! Smoky, se vuoi la compriamo, una nuova macchina per te a portare sul canale! Oh, ci sono i carabinieri, tira la frizione! Salve, buongiorno! Buongiorno, mamma mia, come ci stavano guardando male! Io non ho mai visto una pattuglia di carabinieri da due, questa è la seconda volta! È possibile che quando usciamo insieme becchiamo quasi sempre la pattuglia? E la prima volta ci hanno fermato, noi non l'abbiamo corrotto, no! No! Gli abbiamo dato una scaglia di grana! Ma sai cosa? Tieni qui la patente con un po' di grana! Salutiamo... Ciao scooter! No, 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 che fai? Mi dissocio, prendo le distanze! Ok, mi distraggo un attimo dalla strada, tanto vado piano. E inquadro qua la strumentazione. Allora, ci sono 1800 comandi qua, che non usi mai! Perché ovviamente c'è pit, uscita dai box, cioè io tutti i giorni esco dai box ovviamente. Qua sotto ci sono delle vette bellissime più o meno che sembra il cambio elettronico, come la macchina, no? Cioè scalo, metto le marce e subito quando l'ho visto ho detto figato, cambio le marce da qua. Stop it. Get some help. Pippone che hai fatto? Mi hai preso 3 minuti di video, io te lo dico. Vabbè, scusa, vabbè, fai dei tagli. Fai. Taglia un po', Smoke, dai, ti devo dire anche come fai il tuo lavoro, dai. Welcome to La Corona. Welcome to Saint-Tropez, oh yeah. Welcome to Saint-Tropez. Io nel video lo metterei tipo 10 volte. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. La gente dice che quel cazzo di palle. No, c'è la bambina che si tappa le orecchie, povero. No, pezzo di palle, che non sei altro. Ciao patata! Mi ha fatto il sorriso, mi ha fatto il sorriso! Oh, l'ho fatto a me! Figa tuono, sei tutta sporca, ti faccio un lavaggio domani o stasera che te non hai idea. Ti davo persino la vite che c'è nel supporto del motore dentro il carter del... Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo fai? Io che robetta! Come spalanco adesso! Mamma mia! Non piego un cazzo, ma spalanco! Le GoPro come stanno? Batterie, secondo me da switchare. Vieni. Sì, sì, un'ora. Aspetta, aspetta. La stai prendendo? Sì. Aspetta, vieni. Mi dissocio, io non volevo. Andiamo all'esplorazione, venite. Venite con me. Venite, venite. Andiamo in camporella. Venite, guardate dove stiamo andando. Venite, venite. Questa è un'ottima postazione da camper. Smoke, Smoky, mi senti? Prendi le chiavi della moto e vieni a trovare. Ti faccio un agguato col cecchino. Oh, questo è ottimo. Questo è un ottimo fucile. Ci dobbiamo nascondere.
Smokey vede a quello, ma non vedo a me. Tattica di Call of Duty, devi stare nell'angolo cieco, lui va da lì, quindi qua non mi vedrà. Da buon camper mi apposto. Ok, sono appostato. Smokey! Smoke! Vediamo se riusciamo a killarlo prima che lui ci veda. Bam, bam, bam. Fatality. Buon viaggio, sei bellissima. Ti le... Gioco, gioco. Ma piccolo mi piace dai calci ai sassi. Adesso un po' dove sono sti sassi? Guardate dove vi porto. Questo è il numero 248. Portiamolo a casa che mi piace. Amici, venite che vi porto nel mio ufficio mobile. Adesso vi spiego tutto. Sì, sì. Allora, vedete qui c'è un magico adattatore che è collegato alla batteria. Che quando io metto la moto in moto, le batterie cominciano a caricarsi. Vedete? Quindi ho appena attivato la centrale termonucleare. Ottimo. E se ci spostiamo di neanche 5 gradi, c'è la zona pappa. Da ufficio. Da ufficio. C'è, anche, qui... la zona... c'è anche la zona bar. C'è la zona bar. E questa è la zona se... se ci spostiamo bagno. Ufficio. Bagno. Se ci spostiamo altri di 10 gradi, qui troviamo le batterie della centrale termonucleare. Quindi il magazzino. Il magazzino. Figa! E, qui, e questo è il magazzino del magazzino. Figa, qua c'è tutto, sai? C'è tutto, zio, c'è di tutto. Mamma mia. Ecco, questo vuol dire fare motovlog. Io invece piace fare qualche giro in moto con le moto scomode. Il mio ufficio è questo. Cioè io mi siedo qua, qua c'è il gas. E qui è quando sei solo e vieni fai... Nice car! Grazie! Ai servizi igienici dell'ufficio! Posso sopravvivere! Nei momenti di solitudine ti chiamerò Rebecca Seconda! Anzi, Melissa! Allora, adesso io direi di scendere un attimo così facciamo vedere una cosa, un momento di cultura, un po' di paesaggio. Quindi dobbiamo scendere? Sì, e poi risaliamo. E poi andiamo giù lì. Perché? Perché è bello far vedere il paesaggio. Fidati. Va bene. Tutto questo per 10 secondi. Per 10 secondi di video. Mi fa molto piacere. Guarda qua. Tutto questo per fare da quello qua. E la Madonna, che bello, no, zio, è bellissimo. Lo so, si vede tutta l'erba, tutta l'erba. No, no, ma fate venire il giardiniere qui. Io sono completamente bagnato, smog. Lo so, faccio questo effetto alle ragazze. Oh, la Madonna. Dai, sì, dai, taglia un po' di più con gli... Oh là là. Ah, bellissimo zio, ne è valsa la pena. Ma poi mi chiedo com'è cazzo possibile. Non lo cioè, so, ma... non riesco a immaginarmi l'isola. Esatto, anche io che la conosco però faccio un po' fatica. Bene, i nostri 10 secondi di clip li abbiamo fatti. Possiamo tornare su. Vabbè, no, vieni addosso. Ma cos'è? Altro che il Trentino, raga, venite all'Elba, venite qui, cazzo, avete il mare, le montagne, i passi. Esatto, vi costa poco il tragitto. Dura un'ora, non come per andare in Sardegna che ci mettete 11 ore. Che coglioni quelli che vanno in Sardegna, venite qui, cazzo. Se volete c'è un'ottima pensione a Navegno, si chiama Villa Rodriguez, alla fine c'è tutto, avevi fatto appena le camere. Un albergo 3 stelle, quindi i prezzi sono anche onesti. Avete la colazione e poi vista sul mare, spiaggia privata e soprattutto è gestione familiare, cosa molto importante. Tutto pulito, tutto modino e vi trattano come dei signori. Link in descrizione. Informazioni in descrizione. Va bene, app, sei così bella che ti do un bacino, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pam, pam, vieni qua, pam. Vieni qua. Quella è la polizia municipale. Tre pattuglie! No, vabbè, ma... Oh, è follia! È follia! Cioè, tre pattuglie nel giro di 4 ore mai vista all'Elba. Ma mai! Portiamo un altro posto che non ha portato Sinna. Ah, Sinna, vieni qua che ti insegniamo a fare motovlog. O meglio, a fare itinerari. Perché il motovlog lo sai fare, a differenza mia. Guarda a destra, Smoke. Smoke, guarda a destra. Sinna, trovi l'itinerario in descrizione, copialo, mi raccomando, prendi appunti. Così. No! Sinna, forse non ci sei perso niente, te lo dico. Ovviamente questa è la strada principale e larga, quella della secondaria diventa stretta. Stretta, stretta, come piace a me. Ah, così si corre sì. Di più, stretta. Stretta ah. Come dove inserisci moneta, disse Gue Pechegno. Salutiamo Gue. Ciao Gue. Ma Sinna, guarda quante buche che ti sei perso, coglione.
Guarda qua, no, prendi il traghetto, vieni qui e ti fai queste buche. E le prendi tutte e stai anche zitto. E se c'hai le palle ci vieni con la tua o con una moto sportiva e te le prendi tutte. Esatto, e anche zainetto in spalla. Qui bisogna andare a sinistra, Tatone. Ecco dove, Tatone. Qui? No. Sì. 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 Oh shit. La salita e la discesa dal Monte Perone è uscita mercoledì scorso. Lo so, non ha senso. Però, prima di continuare la visione di questo bellissimo video, ti consiglio, anzi ti obbligo a mettere in pausa questo video, andare a vedere quello vecchio e successivamente tornare qui e schiacciare play. Ma lì c'è un lago. Sì, lì fai la doccia. Volevo fare una gag. Volevo fare... Sì, ne ha trovato il lago rosso, noi abbiamo trovato il lago marrone. Anche questo, anche questo. No, appena aperto una pozzanghera dobbiamo farlo. Per la prossima pozzanghera vado più piano. Ecco quella, no. Vado troppo forte. Ecco. Questa è vuota. No, è vuota. Ma guarda che ci piscia dentro. Vai, tuono. Sediamo. Fai sedere la tua moto qua. Nella stalla la mettiamo? Oh, Sinna, tu che porta tu? Il lago rosso, noi ti portiamo il lago dorato. Guarda, guarda. Adesso ti faccio una vista da donna ancora più alto. Bah, mamma mia. Che cosa vuol dire fare off-road con una moto da 1100 di cilindrata e 4800 di cavalli? Ridi, ridarella. Quel pischello lì ha uno scarico che forse è compatibile con la mia moto. Per caso hai una brugola che adesso gli aggiungiamo? Guarda che bello, vediamo se è subito senza di kill. Vi rendete conto che c'era un Timmy? E non ce l'ha un MT-09. Però è il DB Killer, non lo voglio. No. Io non vorrei sembrare ripetitivo, però ho preso la solita brioche, la solita focaccetta, guardate qui, questa è diversa, qui c'è un'altra focaccia, la schiaccia, e qui c'è un coglione che mangia senza aspettarmi. Vabbè. Un po' unta quella focaccia, zio. No! No! Too much. Viva il COVID. Dopo cosa ci vuole la lattina? Vabbè, dopo si può un attimo schiacciare. Tu vieni qui, sgasi e la PAM! Parte nella stratosfera, va bene. E poi la lasciamo lì, ovvio. Se la becca madre natura. In 300 anni forse riesce a digerire. Abbiamo messo una bottiglietta e adesso la lanciamo nella stratosfera, proprio lì dove c'è il sole. Testiamo il lanciapatate. Aspetta. Sennò poi ti parte la moto. Che se l'accende, non è cittato. Guarda che prova a tenerla un po'. No. Vai. Riesco a star lì dietro. Madonna, sei una skate. Allora, ieri, il giro di ieri, non so come smoking editerà. Smoking. Siamo sbarcati a Porto Ferraio, abbiamo fatto la strada principale. E il bivio che avete visto molte volte porta o a Capoliveri o a Porto Azzurro. Noi siamo andati fino a Capoliveri, a casa di Alle. Poi alla sera siamo andati a Porto Azzurro. Questa è la prima serata. Che intanto non è stato ripreso. No, per colpa delle batterie della GoPro. Per colpa delle batterie della GoPro. Invece ieri il giro è partito che da Capoliveri, quindi a casa di Alle, siamo scesi, siamo andati al famoso bivio, siamo andati a Porto Azzurro, siamo andati fino a Rio nell'Elba, siamo scesi e qua, la prima goccia. Poi siamo di qua, squasso d'acqua, perché volevamo andare fino a Cavo, ma non ci siamo andati, perché pioveva troppo e siamo tornati indietro. Fino a arrivare a Naregno, dove c'è il famoso hotel, trovate il link sotto in descrizione. Spiaggia di Naregno, qua. L'albergo di Naregno è qua. Questo qua. Villa Rodriguez. Super consigliato. Poi da qui abbiamo fatto l'anello,
siamo tornati indietro e abbiamo fatto tutta la costa dei Gabbiani, quindi abbiamo fatto poi praticamente tutto questo anello. Poi da qua siamo tornati indietro e abbiamo fatto tutto il Giro dell'Elba. Siamo andati ragazzi a mangiare e poi abbiamo fatto tutta l'alta principale fino a Pocchio, fino a avanti, Marcella Maria. Siamo saliti, se non sbaglio, giusto qua? Sì, dove abbiamo beccato la volante. La volante. Il problema è che poi da qua si è interrotta la registrazione, ma noi l'abbiamo fatto tutto. Vado veloce, eh? Sì, veloce. E ritorniamo a casa. Casa base. Casa base. Oggi? Oggi? Il video di oggi, visto che è stato praticamente un totale fallimento, perché è qua più o meno. E qua il video non c'era. Si è interrotta la registrazione. E qua c'era la polizia. E qua c'era il traffico. E qua abbiamo mangiato un pazzotto di me. Una oggi, X su tutta l'isola. Perché costa poco la benzina, abbiamo deciso di fare praticamente lo stesso itinerario. Quindi siamo scesi. Ma con le GoPro attive. Con le GoPro attive, sperando che va. Quindi lo stesso itinerario, si va giù. Tu, hai fatto la stessa strada. Ma arrivati qua, col cazzo, guardate qua per la pioggia. No, ci abbiamo messo una bella X. Io marina di merda. Sono tornati indietro e abbiamo fatto questa. E siamo arrivati qua. Magazzini, esatto. E da qui abbiamo fatto la strada che ieri non è stata registrata, ma al contrario. Quindi siamo ritornati qua sulla strada principale, per poi fare quella di Lacona al contrario. E ora siamo al campo. E adesso da qua, aspetta che cado. Qua abbiamo preso questa stradina qua e abbiamo fatto questa. Avete capito? E da qui l'ultimo itinerario ci di oggi. Ci ricolleghiamo a Poggio. Riprenderemo da dove si sono interrotte le videocamere ieri e rifaremo tutto il bellissimo anello. Tanto off smoky la benza dalla tuono. Tutto il viaggio è offerto da me. E da qua facciamo la strada nuova che ci collega direttamente al porto, sì, dove prenderemo il traghetto. Esatto, che praticamente riprendiamo quella che abbiamo fatto ieri, ma è in senso opposto. Invece che andare sulla strada principale. Ottimo, si ringrazia Al per la spedizione. Spedizione. Io ringrazio Al per la spiegazione, che mi ha occupato ben 5 minuti del video. E ragazzi, scusatemi, ma i miei video durano 46 minuti e vi li beccate, state anche zitti. Ha fatto 8 giorni di registrazione. Non so, ha fatto 8 giorni in 3 giorni, però ha fatto delle magie. Voi non chiedete, va tutto bene.